Ciao amici, ciao amiche, benvenuti e benvenute in questo nuovo video. Ho deciso di chiamare il video di oggi "Ti ho comprato ma non ti ricompro", perché di fronte a me ci sono dei prodotti che non sono necessariamente dei flop. Questo non è un video flop, certo ci sono dei flop, ma ci sono anche dei prodotti che ho ricomprato più volte e dopo averli utilizzati per un po' di tempo non li ricompro soltanto perché voglio provare dell'altro, ma non perché non mi ci sono trovata bene. Fatemi sapere sotto nei commenti se questa categoria di video vi piace e se volete un video invece in cui vi faccio vedere i prodotti che compro e ricompro, quindi prodotti che io compro e ricompro nonostante la mia voglia di provare sempre prodotti diversi sia forte. Però mi rendo conto che ci sono dei prodotti di cui non riesco a fare a meno e quindi li compro e li ricompro sistematicamente, sia prodotti per la casa ma anche prodotti per il make up, beauty, capelli, insomma tutto. Adesso passiamo appunto ai prodotti che ho comprato e che non penso più di ricomprare. Partiamo dai prodotti per la casa. Ci sono due prodotti per la casa, sì, sono due, sì. Il primo è l'Isoform, ma attenzione, io l'Isoform lo adoro, però dato che l'ultima volta che andai era terminata la versione che piaceva a me piace quella col tappo blu, quella classica oppure quella verde. Siccome mi serviva con urgenza trovai soltanto questo, anche se il tappo blu, però questo è quello nella versione alla lavanda, fiori di lavanda. Allora, l'Isoform per me è ottimo a prescindere. Quello che odio, detesto di questo prodotto è la profumazione. Il problema è che quando ad esempio vado a lavare i pavimenti e utilizzo lui, non vi dico, l'odore è pessimo per il mio naso proprio non lo tollera. I pavimenti non è che avevano l'odore di fiori di lavanda, ma puzzano proprio, tant'è che io per terminarlo, quando lavo i pavimenti, vado a metterci un tappino di questo e un tappino di un altro detergente per i pavimenti, perché io questo da solo non lo posso proprio usare, cioè il mio naso proprio non tollera l'odore di questo detergente miscelato con l'acqua e passato sulle superfici, cioè proprio non riesco, è una cosa più forte di me, quindi l'ho comprato ma non lo ricompro assolutamente, almeno parlo della versione alla lavanda che a me non è piaciuta, non mi piace proprio il profumo, l'odore, beh. E adesso passiamo ad un altro prodotto che, se non fosse che lascia gli aloni sui pavimenti, sarebbe ottimo, perché di questo mi piace il profumo, mi piace anche che persiste sulle superfici, però purtroppo mi lascia gli aloni sui pavimenti. Allora, sto parlando di questo prodotto che si chiama Wexor Elisir Pavimenti Detergente con microcapsule alla fragranza patchouli, menta fresca e fiori d'acqua, gel profumante professional. Prodotto made in Italy che serve per lavare i pavimenti e il parquet. È un prodotto in gel, ci sono anche differenti profumazioni, non l'ho pagato poco, questo l'ho pagato sulle 5-6 euro. 750 ml di prodotto, biodegradabile, contiene oli essenziali, prodotto vegan. Allora, aiuto, è un gel blu dal profumo meraviglioso, meraviglioso, però purtroppo questo prodotto qui mi lascia gli aloni sui pavimenti, sulle piastrelle. Come lo sto terminando? Lo sto terminando andandolo a diluire in uno spruzzino, lo sto utilizzando come detergente per le superfici, non i pavimenti, non le piastrelle, ma più che altro l'acciaio, la ceramica, in bagno, come detergente per i sanitari, insomma lo sto terminando così. Però purtroppo per i pavimenti per me è un no, motivo per il quale non penso assolutamente di ricomprarlo. Ripeto, peccato, perché comunque in sé il prodotto è molto interessante, non costa neanche poco, però per me. Adesso passiamo ad un deodorante, quindi prodotti per la cura e l'igiene della persona. Nidra, questo è il deolatte idratante con proteine del latte invisible 48 ore, 0% alcol, roll-on. La linea Nidra l'adoro, dal bagno schiuma al sapone per le mani, mi piace tutto. Ho provato anche un'altra versione di questo deodorante che è quello vapo, che mi è piaciuto. Anche questo non mi è dispiaciuto, però come efficacia su di me preferisco altri deodoranti. Questo lo sta consumando Antonio, gli piace tantissimo, il profumo di questa linea è ottimo. È un profumo che sa di latte, di pulito, è buonissimo, però per quanto riguarda l'efficacia, se devo stare tranquilla, non vado su di lui ma vado su altro, perché appunto l'ho testato, l'ho usato tanto tempo, non è un flop però non lo ricompro. Passiamo a due prodotti make up. Allora, io penso di non aver mai avuto un rossetto liquido, una tinta labbra così scadente. Ne avevo acquistate due, però ne ho presa una soltanto per farvela vedere. È una tinta labbra di Essence Stay 8 ore matte liquid lipstick 3 ml a prova di mascherina. I colori sono anche belli, peccato che ti seccano anche l'anima quando li metti sulle labbra. Io comunque le mie labbra le idrato sempre, però niente, non funzionano proprio su di me, sono dei rossetti veramente che inaridiscono le labbra in una maniera allucinante.
mai vista una cosa del genere, non fanno per me e sicuramente questi sono un flop, questo e l'altro fratellino dell'altro colore sono un flop, questi sì sono dei flop su di me perché proprio, ripeto, mai avuti dei rossetti liquidi così seccanti, quindi ti ho comprato ma non ti ricomprerò mai più perché fai cagare proprio. Adesso veniamo ad un altro prodotto make up. Allora, per quanto riguarda la categoria di prodotto, io non ho mai speso così tanti soldi per un prodotto del genere. Sto parlando di ciprie. Questo non è un flop, però ho visto come funziona sulla mia pelle e sinceramente mi performano meglio dei prodotti più economici, ma non perché questa costi molto e quelli costino poco perché voglio favorire il low cost. Sto parlando di questa cipria di Too Faced. Questa è la Primed e Poreless Pore Blurring and Mattifying Face Powder. È una cipria trasparente. Il packaging è stupendo, davvero stupendo. Sulla giardina c'erano i cuoricini e poi tra l'altro c'è anche l'applicatore a forma di cuoricino, stupenda. Il packaging è stupendo. C'è anche lo specchio incorporato. Sulla mia pelle non funziona male. Però la mia pelle, fra questa e la banana powder di Essence, preferisce la banana powder di Essence. L'ho utilizzata più volte, in diversi modi. La cosa che mi piace di questo prodotto è che è molto sottile e impercettibile. Questo prodotto non è che abbia un costo proprio economico, perché l'ho pagata intorno alle 35-36 euro. L'acquistai su Sephora. Volevo investire su un prodotto di cui sentivo parlare bene e che pensavo potesse fare a caso mio. Ripeto, io questa continuo ad utilizzarla, cioè non è che non la uso, non è un flop, ripeto, però non la ricomprerò perché alla mia pelle piace di più la banana powder di Essence. O che ci posso fare, non dipende da me ma dipende da lei. E adesso veniamo a due balsami che acquistai entrambi da Tigotà, non ricordo se nello stesso giorno oppure in giornate diverse, no forse in giorni diversi, non ricordo. Comunque non sono dei flop, però sono dei prodotti che non ricomprerei per poter provare dell'altro. Balsamo di Noa e balsamo Gliss. Che cosa hanno questi due prodotti in comune? Che contengono entrambi proteine. Ai miei capelli i balsami proteici piacciono. Questo lo devo riprovare perché è da un po' che non lo utilizzo. Balsamo al mango proteine del riso, districante idratante per tutti i tipi di capelli. È un balsamo leggero, non mi appesantisce, però lo devo riprovare. L'altro balsamo con proteine, questo è davvero super low cost perché l'ho pagato intorno a 1,50-1,60 euro, mentre questo sulle 5 euro, anche se veniva di più però avevo lo sconto, insomma questo è molto più economico di questo. E questo è di Schwarzkopf, del Gliss e Repair Nutrimento Delicato Balsamo Equilibrante Prebiotico con Acqua di Betulla. Di questo balsamo mi piace moltissimo il profumo, ha un profumo delicato ma buono, mi piace proprio. Non lo riacquisto soltanto perché voglio provare altro, essendoci una marea di prodotti lì fuori che mi stanno aspettando da provare, però anche questo non è un flop ma a me piace, insomma ogni tanto lo utilizzo. Allora adesso sono rimasti praticamente soltanto dei gel, i gel per lo styling dei capelli. Sono tutti dei gel approvati dal My Curly Method, se lo state seguendo magari vi può interessare come spunto. Alcuni sono dei flop, altri invece li ho comprati e ricomprati più volte, altri sono discreti però non li riacquisterei, ripeto, sempre per provare altro. Partiamo dal floppone, che tra l'altro è anche molto recente perché ultimamente sul canale l'abbiamo provato insieme, e sto parlando di questo barattolone di Go Gel. Allora bellezze, se mi seguite su Instagram vi ho aggiornato nei giorni successivi com'era la situazione. Non fa proprio per me, cioè no, per me è un no e non voglio neanche stare lì a capire come utilizzarlo, come poterlo sfruttare. Ho già visto come si comporta sui miei capelli, la situazione combinandola ad altri gel o a delle spume un po' più fissanti potrebbe migliorare un pochino, però comunque mi accontenterei. Francamente non mi va proprio di stare lì a mangiarmi la testa per capire sto gel da 2 euro, penso che lo darò a mio padre, lo do a lui e lo consuma lui, io niente, non ce la faccio proprio, non ce la faccio proprio, mi dispiace, meno male che l'ho pagato soltanto 2 euro, altrimenti se fossero stati 15 euro mi sarei svenata un attimo di più. Oltre ad essere un ti ho comprato ma non ti ricompro, è un flop assoluto. Altro gel, questo non è un flop, questo mi piaciucchia, sia utilizzato da solo che utilizzato in combo con gli altri prodotti, infatti ogni tanto lo utilizzo, l'ho utilizzato soprattutto molto spesso la scorsa estate. Bel barattolone da 500 ml e mi piace, però non lo ricomprerò perché insomma soprattutto per quanto riguarda i gel io adoro provare sempre prodotti diversi. Sto parlando di questo gel della Parisienne, super low cost, questo l'ho pagato 1,99 euro a prezzo pieno, e qui il gel è qui, quindi ne ho consumato più di metà. L'ho provato da solo, l'ho provato in combo con le spume,
L'ho provato andandoci ad inserire le proteine, mi piace, cioè mi dà un bel risultato, un po' leggerino, non leggero quanto questo, no, non è leggero quanto questo, però diciamo che non ha una tenuta eccellente, però discreta, su di me discreta. Mi forma un bel cast che si toglie abbastanza facilmente, è un gel dalla formulazione abbastanza semplice, non contiene glicerina, consistenza molto particolare perché sembra una crema gel, non sembra proprio il classico gel, per quello che costa, cioè è buono, è molto buono. Adesso veniamo ad un altro gel da supermercato, oddio, sono tutti da supermercato. Da quando ho iniziato il metodo io di questo avrò acquistato 4-5 tubetti, l'ho comprato più volte, però adesso basta. Adesso basta anche perché insomma le mie esigenze sono cambiate, adesso conosco un po' meglio i miei capelli, so che risultati voglio. Gel Near di Eurospin, 99 centesimi di gel. Contiene proteine in estate, questo così come altri gel che vi farò vedere dopo, ha una tenuta maggiore perché i miei capelli in estate con alcuni gel si comportano meglio, fanno un po' più i bravi diciamo. Due gel di Nivea, di questo ne ho ricomprati 2 o 3 tubetti, di questo ne ho acquistato soltanto uno, penso che manca di questo forse 2 applicazioni, l'ho terminato, di questo sicuramente un'altra applicazione ed è finito. Non sono dei flop assolutamente, altrimenti io questo non l'avrei ricomprato. Sono 2 gel differenti, lui è il gel Nivea Extra Strong, contenuto a 4/6, lunga tenuta, 0 residui, con pantenolo, vitamina B3. Questo è quello nella nuova versione, con la nuova formula che non contiene glicerina. Questo invece è il gel Nivea Men Craft Aqua Shiny Effect Gel, tenuta 6/6, fissaggio mega forte, finitura lucente, effetto brillante, e anche questo non contiene glicerina. Sebbene questo mi dia comunque una tenuta discreta, questo mi forma molto ma molto più cast rispetto a lui. Questo so come si comporta su di me in estate, e in estate si comporta molto meglio rispetto al periodo invernale. Lui l'ho acquistato che era tipo ottobre-novembre, non ricordo di preciso, quindi lo riproverò in estate perché secondo me in estate mi renderà ancora di più. Però adesso, il giorno in cui li lavo, sono stupendi, questo gel è veramente stupendo, mi lascia dei capelli favolosi, però la tenuta è un nì nei giorni, motivo per il quale sicuramente questo in estate mi renderà molto meglio, quindi lo utilizzerò in estate per finirlo. Però comunque sono 2 gel che mi sono piaciuti entrambi. Se amate il cast, siete ricce e avete bisogno di un gel che vi tenga il crespo sotto controllo, questo è fantastico, ve lo posso assicurare. Dato che comunque sono dei prodotti economici, se state cercando un gel con queste caratteristiche, io questo ve lo consiglio, tenendo sempre presente però che i prodotti si possono comportare in modo diverso. Però da quello che mi avete scritto voi su Instagram, perché mi aggiornate sempre, e da quello che ho riscontrato io, è un gel che crea molto cast, ma si toglie abbastanza facilmente e dà un buonissimo risultato e soprattutto un ottimo controllo dell'effetto crespo. Finiamo con l'ultimo gel. Questo gel è abbastanza controverso, anche se comunque nell'ultimo periodo sto cercando di farlo funzionare e mi funziona abbastanza bene, però una volta terminato non lo ricompro. Un gel molto concentrato, ne basta poco perché appena sbagli con le quantità è un disastro. Appena acquistato, dopo qualche utilizzo, per me era un flop. Vi sto parlando di più di un anno fa. Ultimamente mi sta piaciucchiando, certo non è il mio gel preferito, però ho trovato il modo di farlo funzionare meglio per poterlo consumare. Questo gel è più forte su di me dell'hard cemento. Con questo non significa che il risultato mi piaccia più dell'hard cemento, è un gel che funziona in modo un po' diverso. Non lo ricomprerò. E questo, amici e amiche, era tutto per quanto riguarda i miei prodotti. Ti ho comprato ma non ti ricompro. Fatemi sapere giù nei commenti se avete alcuni di questi prodotti e come vi trovate, se per voi sono dei top, dei flop, oppure se come nel mio caso vi sono piaciuti ma non li ricomprerete. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Come sempre vi ringrazio tanto per la compagnia, vi saluto, vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video.